Buonasera, siamo a Pieve di Teco e aspettiamo l'orchestra giovanile che suonerà questa sera. Siamo qui in compagnia del sindaco di Pieve che ci ha ospitato per questa serata che mi sembra bella, con tanta gente, poi i negozi sono aperti, dopo ci sarà l'apertura della lotteria e tante altre cose. Chiediamo al sindaco appunto di parlarci un attimo di questa serata. Sì, questa sera ospitiamo l'orchestra giovanile del Ponente Ligure dopo aver ospitato il mese scorso l'orchestra classica di San Pietroburgo. C'è stato un po' questo gemellaggio fra Pieve e la musica classica. È una serata che è stata organizzata appunto dal comune di Pieve di Teco con la provincia e soprattutto dai Lions Alpi Marittime, e avremo questo concerto questa sera un po' perché l'ambiente, proprio questa chiesa, presta molto, ha un'acustica perfetta e presta per questo tipo di manifestazioni. Quindi è con piacere che ospitiamo questi giovani artisti, anche perché bisogna in questo momento anche di difficoltà investire tanto sulla cultura. Noi siamo un po' una piccola cittadina, ma con una cultura ormai millenaria, perché siamo qua dal 1200, e insomma cerchiamo di essere sempre vivi. Questa sera appunto, come diceva, ci saranno anche i negozi aperti, si potrà visitare tutto il centro storico un po' by night, che è una cosa un po' nuova per Pieve. Comunque insomma cerchiamo di andare avanti e di sempre di fare con queste nuove iniziative per promuovere la nostra città e per aiutare anche insomma l'intero territorio, che ha bisogno in questo momento di muoversi e di fare un volano perché l'economia si riprenda in generale. Comunque ringraziamo ancora i Lions, soprattutto, non so dove sono andati, c'era prima il presidente, ricordiamo che questo è anche in memoria del maestro pievese Luchino Belmonti, che è stato anche fondatore di questo club dei Lions. Allora ringraziamo il sindaco e la bellissima città di Pieve, e adesso tra poco incomincia il concerto e senz'altro sarà una splendida serata. Grazie. Thank you.
presidente mi ha chiesto di dire il tuo parole su Maestro Belmonte. Io ho accettato molto volentieri, non solo per il ruolo dell'associazione, ma anche in quanto direttore della scuola Belmonte, di una scuola che noi abbiamo voluto dedicare al Maestro Belmonte, che ha sede di Belmonte. E ho pensato così di scrivere anche due parole, molto brevemente, perché io penso che un compositore prima di tutto vada ricordato soprattutto per la musica, per ciò che ha composto. Per Belmonte la musica, un po' correggo forse il sindaco, non è semplicemente una passione, ma penso fosse la sua vita insieme alla famiglia, credo. Ripeterò anche con una certa ridondanza, diciamo così. Esempio e integrità. Perché esempio? Perché nel senso più alto di questo termine, direi, no? Nell'accezione, cioè, costignata del termine, perché Luchino Belmonte fu un uomo fedele ai propri ideali, ai propri principi, al proprio modo di essere. Aborriva la superficialità e la mancanza di professionalità. Era per me quasi un Davide contro i Filistei, non soltanto nel settore musicale. Fu un esempio in tutti i settori in cui è intervenuto, no? Io ho fatto un piccolo elenco del settore, ma dal punto di vista organizzativo, per esempio, tutti ricorderanno il Festival delle Alpi Marittime, è stata una sua creazione il Festival delle Alpi Marittime, purtroppo non esiste più, ma ha permesso di suonare moltissimi giovani promesse, moltissimi musicisti, no? Non solo Liguri, ma tutta Italia. Come amministratore anche si può ricordare, per noi. È stato direttore del Teatro Cavour, insieme al compianto anche Franco Carli, è stato vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha agito anche nell'ambito dell'amministrazione, come politico anche, un politico fedele ai suoi ideali, un esempio, in una fase in cui forse i nostri rappresentanti non brillano, diciamo così, per coerenza, per capacità, quanto più forse per mancanza di serietà, per uno scarso senso di responsabilità. Si assiste giornalmente a episodi di voltagabbanismo, di ignavia, insomma è un uomo veramente fedele ai suoi principi. E sul campo anche artistico, devo dire, un uomo che ha segnato. Le sue composizioni riflettono appieno quanto ho detto ora che riguardava tutti questi altri settori. Sono opere che non si piegano ad un consenso facile, non sono facili all'ascolto, non si piegano alle mode, ma sono il manifesto della dignità di un uomo integro. Ecco, questa è la seconda parola, secondo me, che mi è venuta in mente pensando a Belmonte. Oltretutto, non è un caso che il suo sistema compositivo, perché lui è stato anche un importante teorico da questo punto di vista, ed è la... lui mi aveva spiegato che fosse un sistema compositivo, un sistema dove lui creato che si chiamava teoria della scala integrale. Ancora ritorna questo termine dell'integrità. La sua è un sistema che tra l'altro ritroveremo anche in questa. La sua è un'opera di un uomo integro, di un uomo che Ariosto forse avrebbe definito di consistenza e di qualità purissima. Grazie.